Bentrovati e grazie per la linea. Come di consueto, per questa edizione diamo un'occhiata al nuovo numero di Controsenso Basilicata, il settimanale Free Press distribuito gratuitamente in tutta la regione. Sin dalla prima pagina, grande attenzione al protocollo sottoscritto tra le prefetture di Potenza e Matera e la Procura Antimafia di Potenza in materia di contrasto agli appetiti della criminalità riferibili ai fondi del PNRR. Per la rubrica Indovina chi viene a pranzo abbiamo incontrato Aristide Landi, campione lucano di basket, figlio della leggenda potentina Edmondo Landi, che ha delle idee anche per la promozione dello sport nel capoluogo a cui è molto legato. Sport inteso ovviamente anche come volano di crescita per tutta la comunità. Lasciamo controsenso e veniamo alla politica. Nella seduta di insediamento, il Consiglio Comunale di Potenza non ha eletto il suo presidente e di conseguenza il resto dell'ufficio di presidenza. Intanto, noi abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni dei neoassessori, che ricordiamo in totale sono sette: Falotico, D'Andrea, Nardiello, Beneventi, La Valle, Torro e Costanza, in attesa di raggiungere il numero previsto di nove in totale. Vediamo. Ho deleghe che sono una bella sfida, c'è la delega ai giovani, quindi Potenza Città dei Giovani ci porterà a dover affrontare un dossier che è già stato costituito, quindi che ereditiamo, che però va tutto messo in campo. C'è poi una delega al centro storico, altro elemento fondamentale. Il centro storico deve ritornare ad essere il cuore pulsante di questa città, e poi tante altre deleghe, l'istruzione, i rapporti con l'università, insomma un po' il mio mondo, essendo l'insegnante. Io credo che le materie che sono assegnate al mio assessorato sono materie impegnative, che già i miei predecessori hanno trattato da lor pari con grande impegno, e noi dobbiamo riprendere da quel lavoro. La città aspetta ovviamente non soltanto un cambiamento, la città aspetta di avere un indirizzo chiaro con delle certezze rispetto a come potremo evidentemente cominciare ad essere certi che in questa comunità possiamo vivere bene e creare le condizioni perché sia una reale città a dimensione nuova. Dalla programmazione dipende il futuro di una città e questa città ha bisogno sicuramente di ricominciare a sorridere perché è stata in ombra per tanto tempo. E ho già parlato con il dirigente che si occupa della programmazione, che ci sono già tantissimi progetti in itinere, ma credo che l'opportunità del PNRR debba essere sfruttato totalmente, perché questa città ne ha bisogno, i nostri cittadini ne hanno bisogno. Siamo perfettamente a conoscenza dei bisogni della città, non abbiamo fatto promesse perché sappiamo che l'unica promessa che si può fare è quella dell'impegno, del lavoro costante per provare a risolvere i problemi di tutta quanta la comunità potentina. Vedremo un centro storico con traffico disciplinato, però comunque fruibile. Vedremo una città diversa, di questo ne sono convinto, e quindi anche un centro storico rinnovato, un centro storico che verrà rilanciato. Ho necessità di capire anche situazioni in essere, ho bisogno di dialogare con gli uffici per capire appunto quelli che sono gli atti da portare avanti. Da parte mia ci sarà sicuramente il massimo impegno, ma soprattutto continuità con quello che è stato egregiamente fatto dalla giunta precedente. Al comitato referendario provinciale, tenutosi in una delle sale conferenze del Consiglio regionale, 45 tra sindacati, partiti e associazioni della Basilicata si sono espressi a gran voce contro il DDL Calderoli. Noi abbiamo sentito Alessia Araneo, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ci ha spiegato il tutto. Vediamo. Una legge che rischia di portare l'Italia ad un assetto prioritario e rischia di innescare un profondo meccanismo di concorrenza e di competizione tra le regioni, per cui viene del tutto svuotato e del tutto marginalizzato il Parlamento e si intende riportare la legislazione a livello di un'intesa tra il capo dello Stato e i presidenti delle varie regioni. E quindi rischieremo, ecco, la guerra civile, la guerra sociale tra le varie regioni tese ad accaparrarsi magari la gestione in via esclusiva di alcune materie. Nel caso della Basilicata, ecco, il rischio è ulteriormente aggravato dalla vulnerabilità demografica che purtroppo affligge la nostra regione, una vulnerabilità che ci rende esposti all'indebolimento, se non alla chiusura di alcuni servizi fondamentali. Lo abbiamo visto già con la materia sanità, che è una materia oggi di competizione, di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Abbiamo visto purtroppo che la Basilicata si colloca agli ultimi posti per
emigrazione sanitaria e per rinuncia alle cure, cioè ad oggi in Basilicata la maggior parte delle lucane e dei lucani rinuncia alle cure per via dei costi oppure è costretta ad emigrare. Ebbene, l'autonomia differenziata consentirebbe ad alcune regioni, quelle che hanno un PIL importante, di trattenere il proprio gettito fiscale, svuotando quel tesoro comune, quel tesoretto con cui lo Stato provvede alla perequazione, alla coesione e all'offerta di servizi su tutto il territorio nazionale. Non possiamo consentire che si crei un'Italia a più velocità in un momento storico in cui, tra l'altro, le sfide da affrontare sono di carattere europeo, se non addirittura di carattere globale, come la pandemia ha testimoniato. In piazza Matteotti a Potenza, un incontro per ricordare Paolo Borsellino e il suo esempio, organizzato da Libera con la presenza delle autorità civili e militari. Un momento intenso di riflessione, come spiegatoci da Marianna Tamburrino, referente del presidio Libera Elisa Claps di Potenza. Vediamo. In questi anni tutto è cambiato perché tutto rimanesse uguale. E anche quello che leggeremo questa sera per ricordare il giudice Paolo Borsellino ce lo ricorderà. Stasera i nostri ospiti leggeranno l'ultimo discorso che Paolo Borsellino fece prima di essere ucciso. L'ultimo discorso, che è un testamento morale che lui lasciò a tutti coloro che si recarono a Casa Professa, la biblioteca a Palermo, all'indomani della strage di Capaci. E il discorso che è passato alla storia come il discorso degli ultimi giorni di Giuda. E riascoltandolo, chi vorrà essere con noi a condividere questo momento cercherà sicuramente di, avrà l'impressione e si convincerà che appunto i tempi passano, i personaggi cambiano, ma il modus operandi della mafia resta sempre e comunque lo stesso. A chi lo lanciamo il messaggio però? Ai giovani, ma a tutta la gente onesta, affinché ci sia consapevolezza che per combattere la mafia bisogna conoscere ciò che è stato e per far sì che non si torni a fare gli stessi errori. La mafia negli anni è cambiata, ma il suo modo di relazionarsi con i poteri politici ed economici è rimasto uguale e quindi si potrebbe anche capire partecipando appunto a queste giornate che appunto nulla è cambiato e che tutto può ripetersi. E questa per il momento era l'ultima notizia in nostra compagnia. Grazie per essere stati con noi. Ridò la linea alla redazione centrale.